Siamo qui con il presidente dei Lions Club di Fernos di Termoli, l'avvocato Antonio Capobianco, che con i Lions appunto sono anche promotori di service di questi incontri, questi eventi come quello di oggi sul cyberbullismo e quant'altro. Antonio, questo è un problema che vi vede sempre in prima linea sul sociale, perché davvero altre volte ci siamo incontrati in situazioni del genere, quindi davvero lo sentite tantissimo ed è un problema che va affrontato di petto, vero? Perché se no altrimenti può sfuggire di mano tutto, vero? Sì, allora il Lions Club Termoli Tifernus ha avuto più iniziative di carattere sociale. Siamo stati nei licei a parlare delle dipendenze, ora andiamo nelle scuole medie a parlare di bullismo e cyberbullismo. Perché questo? Perché ci rendiamo conto che è un fenomeno, quello del bullismo, della violenza verbale, fisica e psichica, molto forte, soprattutto tra i giovani, nelle fasce di età tra 11 e 14 anni. La legge 71 del 17 ha codificato la materia, ha inserito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un'agenzia per lo studio del fenomeno. Cosa è venuto fuori? È venuto che nel 2022 ci si è accorti che il 20% degli illeciti, dei reati, venivano commessi proprio nelle scuole medie per atti violenti. Quindi il bullismo è un fenomeno sociale molto presente. E cosa abbiamo pensato? Abbiamo denominato questo service "Non c'è pace per il bullismo". È un paradosso, cioè siamo noi che stalkerizziamo il bullismo adesso, cioè noi lo attacchiamo parlandone, cercando di far parlare i giovani e far comunicare. Come dire appunto che per debellare un qualcosa di negativo bisogna prendere il toro per le corna. Bisogna scendere in campo e effettivamente e parlare di una società diversa, una società inclusiva, tollerante, molto più aperta, dove non si devono guardare le divisioni ma le qualità che ci uniscono, e questo è l'obiettivo del lionismo sostanzialmente. Il giornalista Luca Pagliari, che è qui oggi a parlare ai ragazzi, che è già stato qui in altre occasioni, ha notato che in questo lasso di tempo, dalla prima volta che è venuto ad oggi, siccome rimane sempre in contatto anche con la dirigente della scuola, ci sono stati tantissimi progressi a tal proposito, nel senso positivo della cosa. Quindi vuol dire che si è seminato bene in questo senso, e quello che fate voi è meritevole anche di queste menzioni. Allora, questo è il secondo anno che noi sponsorizziamo appunto questo service, ma il vero obiettivo appunto è avvicinarci ai ragazzi. E l'anno scorso sono uscite fuori proprio delle denunce durante il convegno che erano di situazioni sopite. Molte volte diciamo, il ragazzo bullizzato non ha la possibilità di esprimere questi fenomeni, di narrarli, raccontarli. E ci siamo accorti che appunto invitandoli a parlare, a dialogare con le generazioni più anziane, questo li porta ad aprirsi, e quindi ecco, dicevi bene, effettivamente è un format questo che funziona, e ci proviamo anche noi come Lions.